Oggi abbiamo affrontato come argomento all'ordine del giorno c'era il corridoio della mobilità di Via Laurentina. Quindi tutto il corridoio da Via dell'Umanesimo fino a Tor Pagnotta e anche oltre fino a Trigoria. Praticamente abbiamo ascoltato tutte le novità che ci sono state nell'ultimo anno da parte di Roma Metropolitane e da parte del consorzio di Tor Pagnotta 2. E ci sono stati dei momenti in cui l'architetto del consorzio dava delle notizie che andavano un po' in contrasto con quelle di cui era a conoscenza l'ingegnere di Roma Metropolitane. Per questo che siamo rimasti un po' così stupiti in questo ennesimo episodio in cui ci sono delle notizie che divergono tra di loro. Quindi anche quando queste persone si trovano a dover parlare dello stesso argomento, ci troviamo in risposte, in affermazioni contrastanti, purtroppo. Voi che cosa? Voi avete studiato le carte, avete scoperto qualcosa riguardo questa questione? Di nuovo, sì, abbiamo approfondito, abbiamo approfondito le carte, cioè abbiamo cercato di comprendere come mai siamo arrivati dal 2003 al 2013, dopo 10 anni ancora, ad aspettare, a chiederci perché il corridoio non è ultimato. Come abbiamo detto in consiglio, è emerso un aspetto che finora nessuno ha mai tenuto in considerazione, e tantomeno in quest'aula se n'era parlato prima del nostro intervento, quello di una commissione di vigilanza nel Comune di Roma, quindi se non sbaglio nel Dipartimento Programmazione e Attuazione Urbanistica, se non sbaglio, che avrebbe dovuto vigilare sul rispetto delle opere e sul rispetto dei tempi e delle convenzioni. Quindi abbiamo messo in luce che esiste questa commissione di vigilanza, che però non abbiamo mai sentito, di cui non abbiamo mai sentito parlare, né eravamo a conoscenza di alcun atto che ha prodotto o alcuna osservazione sui tempi, che sicuramente, certamente, sono stati sforati di qualche anno. Che cosa avete proposto quindi? Prego. Noi abbiamo proposto un ordine del giorno che riguarda tutte una mozione su un argomento specifico presentato al Consiglio. E l'ordine del giorno, diciamo, molto che impegna il Presidente Santoro e la sua Giunta ad attivarsi presso il Sindaco, la Giunta e gli uffici competenti di Roma Capitale, perché venga finalmente definita questa situazione del filobus, soprattutto con il ponte sul Gra, che tutti i cittadini aspettano e che soprattutto è un'opera che, come sappiamo, dovrebbe essere finita mediante gli oneri concessori dati appunto al Consorzio Tor Pagnotta 2. È chiaro che noi ci siamo letti tutte le ordinanze, le delibere del Comune, nonché le convenzioni, abbiamo trovato chiaramente degli aspetti inquietanti, tutti questi oggetto appunto della nostra mozione, e che Giuseppe appunto prima metteva in risalto, tipo la commissione di vigilanza, che stranamente questa sera mai nessuno ne ha fatto riferimento. E questa è una cosa che ci ha colpito e ci teniamo a dire che è oggetto anche della nostra mozione, nel senso che abbiamo chiesto al sindaco, in poche parole, tramite appunto il presidente Santoro, proprio di chiedere alla commissione di vigilanza se ci fossero delle inadempienze da parte del Consorzio Tor Pagnotta 2. Questo è molto importante e abbiamo quindi presentato quest'ordine del giorno che
Esatto, questo ordine del giorno, diciamo, è stato approvato con 6 voti favorevoli, in quanto tutta la maggioranza si è astenuta. Non abbiamo capito il perché di questo voto. Chiaramente l'abbiamo votata noi, io e Giuseppe, e la parte di PDL presente, che erano in 4. Non abbiamo, ripeto, capito il voto di astensione da parte della maggioranza. Invece noi ci siamo astenuti all'ordine del giorno presentato dalla maggioranza perché richiedeva, a parte l'ultimazione dei lavori, vabbè, come la nostra, ma anche dei fondi ulteriori per una rotonda di Acquaceto Ostiense che si interseca con Via Laurentina, che sappiamo bene per legge non possa essere attuata. Quindi richiedere ulteriori fondi per un'opera che a nostro parere, come? Di dubbia fattibilità, sì, quindi secondo insomma, lo studio che abbiamo fatto sì, è dubbia, non ce la siamo sentiti e comunque ci siamo astenuti, credo, con le critiche da parte di tutta la maggioranza che per assurdo invece tutti quanti si sono astenuti verso la nostra che riguarda proprio le opere, non solo del filobus, ma soprattutto del ponte, che era il fulcro poi del discorso del Consiglio di Ma oggi. anche il proseguimento, noi abbiamo chiesto anche che quest'opera non terminasse solamente a via, scusa, ecco io, a via dell'Umanesimo, all'incrocio con via dell'Umanesimo, ma abbiamo anche chiesto che fosse aggiunto o fosse considerato una fattibilità di un corridoio riservato per i mezzi pubblici da via dell'Umanesimo fino alla metro Laurentina, appunto per evitare che ci sia l'effetto collo di bottiglia una volta che i mezzi pubblici arrivano all'incrocio con via dell'Umanesimo. Bene, ci stanno grazie di cacciando. tutto, sì, stanno cacciando. A Arrivederci alla presto. prossima. Arrivederci. Acqua pubblica.